Alain Delon ha riportato nell'ultimo film di Valerio Zurlini, La prima notte di quiete, un successo che ha visto d'accordo tutta la critica. Non sono mancate però sul film le polemiche e le discussioni, come soltanto sanno sollevare film di notevole impegno artistico. È bella, no? Molto. Ma scomoda, ti avviso. Indubbiamente un successo. Poche sequenze bastano a chiarire una tematica complessa che fa da cornice a una storia vissuta con sofferenza autentica. Sonia Petrovna è la protagonista femminile del film. Non la puoi cambiare! È marcia! Basta dirle ti voglio bene e sbraca. Si tolga certe idee dalla testa, professore. Vanina non è roba per lei. Il film è importante anche per un'altra ragione. La prima notte di quiete segna, dopo 4 anni di silenzio, il ritorno alla regia di Valerio Zurlini. Si tratta del ritorno a un cinema ritrovato intatto nel suo linguaggio e nella sua credibilità, al di fuori delle formule correnti. Non di immobilismo si può parlare nel caso di Zurlini, ma di coerenza. Da ieri notte non penso ad altro. Non ti sei mica lasciato scappare niente su ieri sera, no? Perché è la prima notte di quiete? Perché finalmente si dorme senza sogni. A Zurlini va riconosciuto soprattutto il merito di non essere rimasto contagiato da certe discutibili mode del momento. La purezza del suo ritorno al classico non va intesa, a nostro modesto avviso, come un ostinato attaccamento a personaggi fuori del tempo, ma come un'appassionata ricerca di situazioni e di emozioni che nel breve arco della vita assumono una non effimera dimensione. Io non rinuncio a credere che tu potrai.